E dai, e spicciati! Dai! Oh, oddio, è arrivato il treno! Mi ha asfaltato il carro armato, brutto bastardo, mi vendicherò! Ok, salve a tutti, sono Spiciocchi, bentornati in Brick Rigs! Oggi siamo qui per provare altre fra le migliori creazioni del workshop. E oggi in particolare abbiamo delle creazioni veramente, veramente speciali, dato che c'è stato un incredibile aggiornamento e ci sono tantissime novità. Partiamo con una missione molto semplice e degna di Salvini. Siamo a bordo di questa incredibile ruspa realizzata da qualche genio del workshop con... la grande pala davanti che si alza e si abbassa. Come potete vedere, oh mio Dio, possiamo fare le flessioni. E si è già rotta. Il mio obiettivo era quello di staccare questo cargo da... Ah, mio Dio, sta facendo le flessioni. Non sono pronto per questa intensa attività fisica. Aiutatemi. Ho deciso di approfittarne con la mia forza bruta per finalmente separare questo furgoncino dal suo cargo. Oh, piccolo furgoncino, ora sarai finalmente libero da questo brutto cargo. Vai, corri, felice nelle praterie. Oh, che dolce immagine. Abbiamo finalmente liberato questo furgoncino dalla sua prigionia eterna. E si sta rovesciando, e si è rovesciato. Forse invece abbiamo condannato una vita breve e solitaria. Oltre a spaccare coppie di furgoncini e cargo, però questa ruspa saprà fare di meglio. Vediamo se siamo capaci di sfondare questa parete. A quanto pare no. Ma in compenso, oh mio Dio, questa cosa quanto manovrabile è. Un'accelerazione. Oh, è una destrezza pazzesca. Oh no, no, ho perso metà di tutto quanto. Ma continua ad andare. Oh, what the fuck. È uno dei migliori veicoli che abbia mai guidato in quanto a resistenza. Continuiamo a perdere pezzi, ruote, cose in generale. Ma non... Sembra che questa cosa ce ne freghi più di tanto. È la Terminator delle ruspe, nulla può fermarla, quindi proseguiamo. Ah, oddio, ho sbandato un pochino, ora è pure decappottabile. Oh mio Dio, Espi rende ogni singola cosa decappottabile. In una maniera o nell'altra possiamo ammirare la sua perfezione, il suo motore così ben esposto. E non so nemmeno dove stia andando. Oh, shish, qui c'è il fosso. Un pochino di rallenti per rendere la cosa più drammatica. E bam! Diretto in faccia. A quanto pare anche la nostra super ruspa deve arrendersi dinanzi alla gravità. Dopo qualcosa di resistente ma lento, proviamo qualcosa di fragile ma molto veloce. Questa è una macchina costruita apposta per la corsa e per il drift. Non ci credo, è costruita per il drift, la prima curva si è cappottata. Ok, ci siamo rimessi in piedi, a quanto pare questa macchina non è degna di fare delle curve. Può soltanto fare delle epiche discese. Davvero? Ce l'ha fatta? Io pensavo si sarebbe schiantata, mi ha sorpreso un sacco questa automobilina. Va bene, ora vediamo se sarà in grado invece di affrontare le curve della città. Quindi vediamo come te la cavi effettivamente in campo aperto. Oh shish, si sta avvicinando il cratere. Come pensi di gestirti questa cosa? Ok, mettiamo il rallentatore, perché senza il rallentatore non avrei sicuramente la prontezza e i riflessi necessari a fare questa curva. Vediamo se saremo in grado di farla. A quanto pare, mica tanto, ci stiamo capovolgendo di già. E penso che il nostro fatto sia segnato dentro il cratere. Non ci credo, per una curva sono andato a finire dritto dentro il cratere. Ah, che male, che male. Ah, mi si sono spezzate tutte le ossa delle maniglie dell'amore. E ora come faccio a uscire da questo buco? Dannazione. Devo dire che questa bellezza è veramente, veramente una figata. Nonostante sia un pochino piccolina e probabilmente abbia un serbatoio poco capiente, insomma, le cose non sono male. Ecco, appunto, mi è finita la benzina, dannazione, proprio sul binari. Ok, mi sa che mi dovrò mettere in marcia alla ricerca di un distributore. Dannazione, nemmeno un distributore da queste parti. Aspettate, cos'è questo suono? Oddio, un treno! Oddio, c'è un treno! Non ci credo, no, macchinina mia! Perché hai dovuto fare questa fine proprio sui binari, dannazione? Me la pagherai cara, stupido treno! Un giorno me la pagherai cara, vieni qua, piccola macchinina, ti raccoglierò pezzo per pezzo e ti rimetterò insieme con lo scotch. Ed è venuto il momento di tirar fuori l'artiglieria pesante, gente, eccomi, con una macchina bestiale. È assurda questa cosa, il motore fa un rombo pazzesco e penso sia fra le più veloci che abbia mai visto su Brick Rigs. È veramente figa come estetica, quindi proviamo a lanciarla a una velocità incredibile. Oh mio Dio, c'era il dosso! Mi ero completamente dimenticato del dosso. Oh, sto facendo dei front flip della morte. Ah, ok, siamo in mezzi interi, ok. Il motore va ancora? Il motore va ancora, le ruote dietro funzionano lo stesso, ma a quanto pare siamo un po' spacciati. Ok, ho preso una decisione. Voglio mettere a prova questa macchina e farla confrontare con la rampa più ripida di tutto Brick Rigs. Però devo andare un pochino piano. Non sbandare da sola! Ha sbandato da sola, ve lo giuro. Per favore, non fatemela pagare con i soldi della paghetta. Finalmente siamo arrivati alla strada principale, quella che porta verso la rampa della morte, quella che imboccheremo noi per andare a schiantarci, penso, contro il muro, dato che non
ci sono particolari altre cose che potrebbero succedere dopo un salto della morte a una velocità incredibile. Abbiamo fatto inversione, ora siamo pronti a scagliarci contro quella rampa. Ovviamente Espi dovrà fare molta attenzione perché qui c'è un dosso e se lo prendo a velocità troppo alta, qui rischio le penne, rischio di non arrivarci proprio alla rampa. Quindi adesso possiamo finalmente partire e vedere cosa succederà. Saremo in grado di sopravvivere? Saremo in grado di rimanere più o meno illesi? E lanciamoci! Oh, rallentatore! E poi molliamolo per goderci il botto! Come al solito, quando i veicoli sono parecchio lunghi, soltanto la punta si spezza e noi rimaniamo sui binari, pericolosamente sui binari, a contemplare la nostra esistenza. E che cos'è sto casino? Oh mio Dio, sta passando il treno, aiuto! Oh mio Dio, mi ha mancato di un pelo! Mi è passata tutta la vita davanti! Gente, non pensavo si potessero realizzare degli elicotteri così, ma a quanto pare è possibile. Non so nemmeno come si chiami questa cosa, se qualcuno lo sa nei commenti me lo dica. È veramente mostruoso, ha due pale gigantesche. Anzi, che dico, ha due eliche gigantesche che gli permettono di rimanere più stabile, penso, di un elicottero, un aereo normale. E questa volta proveremo a sollevarlo. Sembra mantenersi in quota abbastanza bene, la cosa sembra essere abbastanza sotto controllo, ma non fidatevi mai di Espi come pilota perché sapete come va a finire. Appunto, ho già perso il controllo, mi si sono spenti i motori di destra per qualche ragione. Gente, non mi fido di questa cosa, come mai ha due motori, come mai i motori sono separati, non so quando uno è acceso e uno è spento. Sto precipitando di già! Lasciamo stare, cerchiamo di rimanere in vita e planare con dolcezza. Voglio soltanto atterrare, voglio soltanto tornare a casa alla mia famiglia di Cincilla! A quanto pare non è successo. A quanto pare moriremo bruciati come al solito. Giovanna d'Arco, mi fai una pippa ormai. Vado a fuoco così tante volte che dovrei entrare nei Fantastici 4. Ma come al solito, ad ogni veicolo do un'altra chance. E tu, elicotterino bastardo e soprattutto strano che c'hai due eliche per testicoli, dovrai comportarti molto meglio. Non spegnere i motori a casaccio, per cortesia, che già mi stai mettendo in ansia. E siamo decollati, oh yes, verso il cielo parte l'elicottero che dominerà questa mappa una volta ancora. Mi si sono spenti i fottuti motori ancora, ma che cacchio! Vai con molta calma, piano, non contro il muro, ok? Pensavo di aver recuperato la situazione, ma forse ancora sotto controllo. D'altronde, con una sola elica, ci sono un sacco di elicotteri qua avanti con una sola elica. Ce la farò sicuramente anch'io, vero? Vero, forza di gravità? No, alla forza di gravità piace metterla in quel posto ad Espi e ovviamente anche al fuoco. Devo dire che questi affari sono veramente incontrollabili. Gente, se anche voi avete Brick Rigs, non esitate a commentare qui sotto dicendomi come comandarli, perché è 5 episodi che ci provo. E guardate cosa mi hanno regalato per Natale. Una Vespina tutta mia. In realtà era un vecchio triciclo che ho rimodernato con un motore e infatti funziona da schifo, ma porca... Ok, una bella inchiappettata e tu dovresti... Non lasciarmi! A quanto potete vedere, i veicoli adesso hanno delle collisioni vere e proprie. Possiamo spingerli quando vanno in posti strani e si bloccano. Cioè il 99% dei casi. Ok, dopo questo rilassante giro in Vespa, è ora di tornare a casa. In assoluta tranquillità, tutti belli... Treno! Non ci credo, ma ha preso al volo! Brutto schifoso bastardo! E ora, gente, passiamo alla perla di oggi. Un gigantesco tank futuristico. Veramente OP. Che come potete vedere anche dei cannoni davanti che sparano veramente. Questi cannoni ovviamente possono essere utilizzati contro strutture, contro altri veicoli. Ed è veramente una bestia quest'affare. Ovviamente oggi faremo delle cose molto fighe con questo bel ciccettino. Lo metteremo alla prova e vedremo quanto cazzuto e potente è all'interno dell'universo di Brick Rigs. Una delle prime cose che vorrei fare è provare a distruggere qualche edificio. Uno, perché è fighissimo. E due, per vedere quanto facile da controllare la torretta. Infatti, premendo il tasto destro del mouse, possiamo spostarci. Oh mio Dio! Possiamo spostarci e modificare l'inclinazione e l'orientamento della torretta. E poi ovviamente col sinistro sparare e portare morte e distruzione nel quartiere. Dai, crolla. Crolla, piccolino. Crolla. Dai, mi devo avvicinare un pochino di più. Qualche... ultimo colpo ben assestato e giù! Yes!
E devo dire che il sistema per controllare questa torretta è un pochino scomodo, ma è veramente, veramente preciso. E con questo stesso sistema si possono anche controllare varie parti mobili, delle ruspe, degli scavatori che abbiamo provato. E proveremo su Brick Rigs. Ora però una missione veramente importante da compiere. Ho un conto in sospeso in quel maledetto trenino che mi ha asfaltato l'auto. Questa volta mi vendicherò. Oh, se mi vendicherò. Intanto salirò su questo qualche via, poi mi lancerò sui tuoi binari, bel trenino, e ti targetterò e ti colpirò con i miei grossi e potenti fucili neri e soprattutto lunghi. Quindi facciamo bene la curva e Geronimo! Oddio, sto perdendo pezzi. Forse gettarsi sui binari non è stata un'ottima idea. Ah, ok, non è stata un'ottima idea, ma lo stesso siamo all'incirca vivi. Possiamo ripararci e provare a salire su questi binari. E dannazione, non riesco, ma porca. Dannazione, non riesco proprio, mi tocca spingere la mano. Non so se lo sapete, ma nel nuovo aggiornamento di Brick Rig si possono spingere i veicoli a mano. E dai, e spicciati. Oh, oddio, è arrivato il treno. Mi ha asfaltato il carro armato, brutto bastardo, mi vendicherò. Oh, piccolo carro armatino mio, cosa t'ha fatto? Cosa t'ha fatto? Ti giuro che ci vendicheremo di quel bastardo, ti giuro che lo faremo. Ok, un altro tentativo, questa volta non fallirò assolutamente. Questa volta Espy riuscirà, yes! Almeno a mettersi un pochino sulle rotaie per bloccare quel fottuto treno. E ora, prendiamo il controllo della torretta, miriamo bene con attenzione e facciamo fuoco! Oddio, l'ho mancato la grande... Ah! Ok, mi ha spinto via. Sto cadendo nel cratere! Mi sono bloccato. Sono salvo, non ci credo. Piccolo tank mio, sei salvo. Ora devo soltanto trovare un metodo per recuperarti e potremo tornare a casa insieme. Ho deciso di affidare questa missione all'elicottero gru, quello che abbiamo provato nel primo episodio, perché ora finalmente il gancio funziona e possiamo aggrapparci al carro armatino e provare a trainarlo su e via dal pericolo. Ok, attiviamolo. Oh no, si è agganciato alla ruota. Forse non è un'ottima idea agganciare il nostro gancio alla ruota. Dobbiamo trovare un'altra posizione. Ok, molliamolo qui, attiviamolo e... Ok, si è agganciato al paraurti laterale. Può andare abbastanza bene. Quindi, come potete vedere, c'è questa sorta di cavo gigantesco che passa nel ponte. Ma facciamo finta che non sia così. Saliamo a bordo del nostro elicottero e proviamo a portare in salvo il nostro amato tank. Dai, ce la possiamo fare. Sto cercando di allontanarmi dal ponte per evitare scontri e situazioni imbarazzanti. Ok, ce la si può fare con molta, molta calma. Ora dobbiamo soltanto prendere quota e tutto andrà per il meglio. Vero elicotterino, vero che reggerai al peso del tank? Per favore. Ok, l'abbiamo agganciato perfettamente. Ora possiamo provare a prendere quota e a fatica! Non ce la sto facendo, è troppo pesante, mi sta sbilanciando completamente. Mi sto schiantando, porca... Ok, prima ci stavo scherzando sopra, ma ora veramente... Non ci credo, siamo caduti entrambi nel cratere. La disfatta più totale. Per fortuna non siamo esplosi. E non farlo usare esplodere ora. Non esare... Bravo. Per una volta. Non mi fai sto brutto scherzo. Per una volta mi è spinto via, ma non sono morto bruciato almeno. Riposate in pace entrambi, miei adorati. E stupido treno, un giorno ti prenderò. Quindi, gente, questo era Brick Rigs. Spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di commentare qui sotto con altre idee di creazioni da portare nei prossimi episodi. Lasciate un bel mi piace per spingere questa serie a essere continuata. Alla prossima. Ciao.